Sembra un amante delle cose. Ah! Ah! Dio santo, che caga! Mi sono appena trasferito perché non ce la facevo più a stare in città, avevo voglia di qualcosa di più tranquillo. Ok. Perché ci sono le scritte che mi dicono devo accendere l'elettricità, guardare dentro, mettere roba dentro e fare un pisolo. Ok, vediamo un po' com'è questo quartiere. C'è l'unica casa bella che vedo è tipo lì, e poi bella, insomma, è un attimino strana, eh. Però vabbè, allora attiviamo la corrente, apriamo la porta di casa, lasciamo un attimo la chiave lì. Se stava in equilibrio ero troppo contento. La mia palla preferita, l'ho presa ad una partita dei Lakers quando ci sono andato anni e anni or sono. Quanti sono? Tre sono. Or sono, tre sono. Adesso mettiamo giù le casse. Ok, riprendiamo. No, niente. Prendiamo il binocolo che sta qua. La radiolina la vado a mettere dentro, che la metto in camera, che magari ascolto qualcosa prima di andare a letto, qualche notizia, qualcosa. Pulire, la lascio lì nell'angolo. Wow, che equilibrista che sono. Andiamo anche a prendere subito la torcia, questa mi serve, la sedia per sedermi dopo. Io direi di andare a salutare il nostro vicino di casa per cominciare, perché magari siamo nuovi in questa città, potrebbe darci una mano. Guardate intanto la mondizia qua, proprio schifoso. Ha della posta il tipo? No, non ha posta. Buttiamo almeno... Ma buttala dentro, no? Nei cestini. Ok. Perfetto. Perché è così difficile? Oh, là. Ti ho raccolto un po' di immondizia, capo. Salve. Perché questo non... Perché ho questi brividi che mi passano per la schiena? Oh, oh, oh. Mi sa che il vicino è in casa. Forse non sarei dovuto entrare senza il suo permesso. Salve, questo è il... un martello, questo potrebbe tornarci utile in caso il vicino non sia proprio contento di vederci. Direi anche di aprire la porta del garage, che non si è aperta per qualche motivo. Salve. Permesso. Qua è chiusa chiave. No, la luce è meglio tenerla accesa. Salve. Cibo. Sembra un amante delle cose... Ah! Ah! Dio santo, che caga! Che caga! Porca puttana! Io lo sapete che giochi horror non li voglio giocare. Perché? 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 Sono stato curioso di provarlo e non è stato proprio il massimo. Ho già capito che il mio vicino non mi vuole così bene. Adesso prendo la munnezza. Guarda cosa faccio. Te la tiro contro i ve... Oh! Che figata! Ti spacco tutti i vetri, ti spacco, così impari. Gli ho spaccato tutti i vetri, toh! Così impari a farmi spaventare. Anzi, guarda cosa ti dico, ti stacco pure la corrente. Ok, così non vedrai più nulla. E poi... Oh, cosa ho fatto? Oh, oh! Oh, oh, ho come l'impressione che stia arrivando. Via, 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 via. Un tagliaerba. Sarebbe proprio un peccato se lo tirassi con... Scusami, il tagliaerba non rompe i vetri? Cioè, il resto sì, ma il tagliaerba no? Oh, te lo butto in casa. Che bel cappello. Il cappello rompe i vetri però, a quanto pare. Ok, va bene. Cerco di saltare dentro dal vetro. Ok, ce l'ho fatta. Guardiamo cosa che nasconde... il martello. No, 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 il tutorial mi diceva che potevo nascondere... Cosa succede? Cosa? Una ma... Cosa? Non... Oh! Bella quella ruota, ma cosa? Perché io vedo ste cose? Guarda com'è contento adesso. Non ho capito bene. Allora, io credo che queste cose mi possano servire. Allora, lui vetrice... No, c'è la trappola. Ha messo una telecamera. Ha messo una... Io te la scasso con la telecamera. Posso?
Te la scasso io quella telecamera. L'ho rotta! L'ho rotta, aiuto! Aiuto, 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 aiuto! No, 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 no! No, 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 non puoi entrare a casa mia! Non puoi entrare in casa mia! Sfigato! Oh cazzo, no, non volevo tirarlo. Ehi, non lo volevo affatto tirare. Non vieni? Eh? Eh? Ah, viene, viene, perché? Perché l'ho istigato? Perché? Ah! Oddio, 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 perché? Perché lo chiamo? Perché lo chiamo? Vorrei solo andare in casa sua, signor Vi. Stai lì? Stai lì? Stai lì? Stai lì, così casa tua diventa mia? Stai lì, tieni quella casettina lì, tu? Stai... No, non tornare indietro. No, 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 no. Non tornare indietro. Ok, via, via, via. Non tornare... Non tornare in casa. Mai nella vita, non tornare. Umele, no, 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 no. È già tornato. Perché sta musica? Oddio! No, 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 no. Cosa? Oddio. Hide here. Come faccio? Oh, così faccio. Oh, ci si può nascondere con la E. Io schiacciavo la F, ora capisco molte cose. Devo prendere qualcosa per distruggergli le telecamere, perché di sicuro io non vorrei che lui mi vedesse. Pegnagli la corrente. Ha chiuso la porta a chiave da dentro, non ci credo. Beh, allora ti rompo sto vetro. Cosa? Ma c'è il vetro. C'è il vetro e non si è... Cosa? Vabbè, rientro da qua. Mi nascondo un attimo sotto il letto in caso lui passasse. Però mi pare che l'ascensore non funziona. Ah! Via, 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 via. No, 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 basta, basta, basta. Signor vicino, guarda, continua a vedermi con la telecamera di merda. Adesso te la sfascio. Quella l'ho rotta. No, 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 è già qui, è già qui. E se io gli tiro questo? Tieni! Niente, non gli faccio niente! Non puoi venire... Oh, invece sì che puoi! E se io poi ti blocco dentro casa mia? Guarda, guarda! Ciao! Ciao! Perché torni indietro? No, sono qui io! Oh, non tornare a casa tua! Beh! Beh! Aspetta! Che caga quando parte la musica! Via, 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 via. Me ne vado subito io, altro che, altro che. Via di qui. No, questa è chiusa. Apri il garage. Apri il garage. Apri il garage, ti prego. No, 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 no. Non mi avrai questa volta. Maledizione. No, non c'è niente qui, non c'è niente. Che cazzo è? Via, 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 via. Via, 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 via. No, 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 apri il garage. Oh, là. Arrivederci. Perché non mi prendi? Cucù. Cucù. Salve. No, 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 no. Oh, oh, oh. Mi sono stancato. Io adesso voglio fare una petizione contro questo vicino maledetto. Ma prima voglio andare a vedere cosa c'è nel secondo piano della sua casa, perché proprio non saprei come, in che altro modo scoprire qual è il suo segreto. È chiusa. Ha chiuso la porta. Perfetto. No, 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 no. Cosa? Mi vuole dare una ripulita per caso? Cosa vuoi fare? Secondo piano, vado al secondo. Oddio mio, c'è uno squalo, porco cane. No, 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 no. Ascensore, 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 perché non va? No, è chiusa. Questa non è chiusa. No, 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 no. Prendi la tua stessa trappola.
Perché contro di lui non ha effetto la trappola? Via, 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 via. Perché? Perché non riesco? Ma porco cane, è sempre... No, non ancora, no! Via, via di qui, no! Perché da quello che ho capito c'è uno squalo sopra. E se io lo faccio raffreddare sto squalo... Ah, vedi, ha tolto... Ha messo una porta... una cosa lì. Ho detto torno fuori. Ho detto torno fuori io! Torna fuori, torna fuori, torna fuori. Ok, l'ho raffreddato. Ora posso correre al secondo piano. Occhio alle tagliole, occhio alle tagliole. Corro al secondo piano. Me ne vado al secondo piano. Sì, è ghiacciato. C'è una campanella. Ok. No. No. Apriti. Ok. Posso andare sopra? Posso andare sopra? No, non posso. No! No, 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 no. Via, 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 via. Dove esco? Dove esco? Ma perché? Come fa? Come fa a essere già lì? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Se io ora vado a dormire, si resetta tutto? Me lo scrivete per favore nei commenti. Se io andassi a dormire, si resetterebbe tutto quello che ho fatto? Oddio! Oh! Cosa? Oddio! Ho preso una professione! Caputtano, ho preso una... No, raga, basta, allora, raga, per fa... Allora, per questo video io direi che è tutto. Mi sono scagazzato troppo. Io non pensavo che questo gioco fosse così horror. Avevo chiesto ad Espy e mi aveva detto che faceva paura, ma io ho detto, come fa a fare paura una roba del genere? È una persona. Però quando senti tutta quella musica, mentre stai scavando una bara, che senti che sta tipo picchiando come se ci fosse qualcuno vivo dentro, provi a salvarlo e poi c'è un manichino di una maestra. Se questo video vi è piaciuto lasciate tantissimi mi piace, se ne vorreste vedere un altro, magari dove cerco di andare più avanti di così, io ora ho capito che la campanella serve per aprire la pala, che serve per aprire la bara, dentro la bara c'è la maestra, e la maestra probabilmente va in quella stanza a forma di cioè tipo scuola che ho trovato prima, e magari poi si sblocca qualche altra parte, tipo visto che c'è una parte dove devi tipo sparare, ma non ho il fucile, quindi... Se questo video vi è piaciuto lasciate tantissimi mi piace, se arriviamo a 508,12 mi piace farò un altro episodio di Hello Neighbor, ma sareste davvero cattivi ad arrivarci perché io mi sto un attimo scagazzando a giocarci. Anche per questo video è tutto e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!